Buongiorno e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Oggi parliamo di luoghi meravigliosi di arte e natura e lo facciamo collegandoci con Taranto. È nostra ospite di OK Italia Parliamone, la dottoressa Silvana Caggiano, presidente del comitato Il Giardino Incantato, comitato promotore della candidatura al 10° censimento Fai i Luoghi del Cuore, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare. Buongiorno e ben arrivata, Caggiano. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a te saluto particolare. Grazie, grazie Silvana. Silvana, siamo ormai allo sprint finale perché ricordiamo che martedì 15 dicembre sarà l'ultimo giorno utile per prendere parte alle votazioni per i luoghi del cuore del FAI. Ricordiamo che il FAI dal 1975 opera a difesa della storia, dell'arte e del paesaggio del nostro paese. Silvana, parliamo oggi dei giardini ottocenteschi dell'ospedale militare di Taranto e la Marina Militare è in prima linea con i giardini e tutta l'intera area archeologica del centro ospedaliero di Taranto che raccontano una storia affascinante rendendola un patrimonio di cultura, di salute e di natura. I risultati che vediamo al momento scorrendo le graduatorie del FAI sembrano darvi ragione perché siete nella prima posizione della classifica provvisoria speciale dei luoghi storici della salute e collocati alla 12ª in quella generale tra tutti i luoghi italiani. Ma ti chiedo, quando ti è venuta l'idea di candidare questo luogo e soprattutto dietro quel muro che la nasconde alla città, quali segreti può raccontare ai suoi visitatori? Allora, la spinta alla candidatura di questo posto meraviglioso è stata di natura emozionale. Emozionale perché ha abbracciato le emozioni che noi abbiamo visto negli occhi degli studenti che abbiamo accolto nelle attività di alternanza alla scuola lavoro e soprattutto nelle giornate che il FAI ha organizzato con noi. Abbiamo capito che questo posto poteva diventare un gioiello importante in un percorso turistico di Taranto, ancora una perla chiusa bene nella sua ostrica. Quindi abbiamo messo insieme le forze, abbiamo visto che i luoghi della Marina sono amati perché la Forza Armata attira un fascino, ha un fascino particolare e sviluppa senso di appartenenza all'Italia. Il Castello Aragonese, candidato nella scorsa edizione, ha raggiunto, è stato il primo luogo votato in Puglia. Quindi sulla scia di questo successo abbiamo pensato di presentare questo gioiello, di farlo conoscere a tutti. Nel suo mistero, nella sua bellezza, nella sua carica di storia, perché chi passeggia in questi giardini ha la possibilità di vedere il mare di fronte, di godere di un microclima incredibile, di pensare di stare in la magia del centro della città, però provare le sensazioni di una passeggiata nel bosco. E poi questo grandissimo fascino dell'archeologia, perché l'area archeologica è di particolare importanza. Per cui tutte queste cose insieme, unite alla sapienza degli studiosi che hanno studiato il giardino e l'area archeologica, che si sono uniti, hanno accettato il mio invito di partecipare, di essere partecipanti attivi del comitato, abbiamo presentato la candidatura. Quanto mai simbolica per Taranto avere candidato un luogo storico della salute. Nella salute perché ha fatto la storia e poi la bellezza, l'ambiente, la cura dell'ambiente. Benissimo, perché ricordiamo che l'ospedale militare di Taranto è molto famoso soprattutto per chi lo ha guidato per lungo tempo, che era l'ammiraglio Leccese, sicuramente una delle principali figure importanti della chirurgia proprio italiana, non soltanto militare, ed era molto attivo nel periodo, questo ospedale, nel periodo in cui esisteva ancora la leva obbligatoria. Hai parlato di Taranto e indubbiamente ci hai affascinato con questo tuo racconto e invoglierai tantissima gente a venirlo a visitare, perché parliamo di archeologia
e parliamo anche di ambiente in un momento molto particolare per il nostro paese. E mai come questo momento l'ospedale è ritornato anche luogo di salute, perché in questo momento è aperto ed operativo come centro Covid, perché insomma sta operando, ecco, la Marina che si è aperta alla cittadinanza ad aiuto del Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, votarlo in un momento in cui a Taranto spesso si parla in maniera critica di salute, della presenza della cattiva industria, chiamiamola così. Ecco, raccontare il bello, raccontare quanto di positivo c'è in questa città, è una città che potrebbe veramente essere rilanciata proprio da un punto di vista turistico. Ecco, questa candidatura dell'ospedale militare di Taranto, i suoi giardini dell'area archeologica, può avere anche un forte valore simbolico per il rilancio della città come meta turistica? Ma io credo proprio di sì, perché la Marina Militare ha già creato dei percorsi, perché la Marina da sempre abbraccia tutto ciò che è arte e cultura e ne è custode molto attenta laddove ha dei siti come l'ospedale militare, il castello aragonese, il percorso può essere un percorso interessantissimo, soprattutto con la programmazione futura che c'è per la vecchia base, la stazione torpediniere, che tra un po' di tempo diventerà sicuramente un richiamo turistico importantissimo. Certo, un percorso che dall'arsenale militare. Non ci dimentichi, sono divisi solo da un muro. La passeggiata nei bellissimi giardini, percorrendo poi sempre via Pitagora il Museo Martà, famosissimo, per arrivare al Castello Aragonese, ormai meta indiscussa dei percorsi turistici di Taranto. È bellissimo questa presenza di tutta questa bellezza, che sicuramente oggi è alla base della rinascita di Taranto. Taranto ha tanti problemi, ma sicuramente l'Italia c'ha molti problemi. Noi dobbiamo pensare di andare avanti e noi vogliamo dare questo contributo. La candidatura dei giardini, che rappresentano la storia, le ville ricordano le ville della delizia, tra le più importanti quella di Monsignor Capecelatro, un nobile napoletano, arcivescovo di Taranto, che voleva fare di Taranto la capitale della cultura, costruì questa bellissima villa facendo lavorare le maestranze del luogo, i cui nomi sono ancora tutti ben lì fissati in questa lastra di marmo che noi conserviamo nei giardini dell'ospedale, come conserviamo di questa villa questi due leoni di pietra che erano anticamente posti all'ingresso della villa di Monsignor Capecelatro e che racchiudono due scudi, su uno dei quali la famosissima iscrizione: se qui Adamo avesse peccato, Dio forse l'avrebbe perdonato. In questa frase è racchiuso tutto il fascino di queste ville della delizia, e tra queste ville c'erano anche la villa Catapano, Giovinazzi, che sono quelle che racchiudono i giardini dell'ospedale militare, che sono dei giardini a gradoni sul mare e soprattutto hanno una vegetazione, hanno un'importanza dal punto di vista botanico, proprio per il microclima che è stato studiato proprio dai ragazzi di attività alternanza scuola-lavoro. Abbiamo scoperto tante cose. I ragazzi abbiamo fatto attività multidisciplinari, questo per raccontare a 360 gradi l'emozione che ha trasmesso. Abbiamo fatto queste attività con i ragazzi del liceo artistico. Bene, ne è uscito che abbiamo dipinto, nel quale hanno fatto parlare le statue, hanno fatto parlare i leoni, hanno fatto parlare le piante.
Tanto è vero che il nostro comitato prende il nome, il Giardino Incantato, proprio da questa produzione. Anche il conservatorio, noi ne vogliamo fare delle aule didattiche, vogliamo fare delle aule a cielo aperto, proprio perché abbiamo capito che i ragazzi del conservatorio che sono venuti a suonare ne hanno... Ecco, io ne parlo con molta emozione perché ho visto quegli occhi, ho visto proprio l'invito che ci veniva a promuovere, ad aprire. La Marina da sempre è vicina alla comunità, è in supporto della comunità tarantina e nazionale naturalmente, quindi è aperta a tutto ciò che significa bellezza, cultura e salvaguardia della cultura e dell'ambiente. Molto bene, Silvana, io ti ringrazio, ringrazio te soprattutto per la passione che trasmetti nel raccontare le emozioni che hai vissuto e continui a vivere nell'accompagnare tanti giovani alla conoscenza delle bellezze che questa città conserva. Un ringraziamento anche alla Marina Militare che apre le sue porte, delle porte molto importanti, delle porte storiche alla cittadinanza e a tutti i turisti che vorranno venire a Taranto. Invitiamo nuovamente a questo punto... Chiunque a votare entro il 15, giusto? Lancia l'ultimo messaggio di stimolo. Allora, io intanto invito tutti a visitare Taranto, a scoprire questa città bellissima, ricca di storia, e a votare per questo posto, questo luogo storico della salute, che diventando luogo storico della salute grazie tantissimo per un messaggio anche simbolico. Taranto, luogo storico della salute, perché se vincono i giardini, vince Taranto. Votare è semplice. Sul sito del FAI, i luoghi del cuore, cerca luogo, Taranto, i giardini, e sicuramente la classifica è molto dinamica, non è statica. Noi ci auguriamo che vinca, ma fino ad ora abbiamo già vinto perché siamo entrati nel cuore di più di 13.000 persone. Bene, bellissimo. Grazie. Allora un grande in bocca al lupo e speriamo dal 16 di dicembre di vedere i Giardini del Cuore, quale luogo del cuore appunto del FAI nelle classifiche ufficiali, il vertice. A Grazie. A febbraio sarà ci sarà la chiusura. Sì, ora si chiudono le votazioni il 15 e a febbraio ci sarà la proclamazione dei luoghi vincitori. Bene, grazie a tutti. A febbraio torneremo a collegarci con te di sicuro per festeggiare tutti insieme. Grazie e una buona giornata. Grazie a voi.